Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Dissidia, Final Fantasy, Opera Omnia versione giapponese, ovviamente buggato, perché giustamente si deve buggare per forza. Infatti non mi spuntano i personaggi all'interno della schermata iniziale, però vabbè, piccoli particolari che non ci interessano. Detto ciò, oggi è uscita la prima parte del nuovo capitolo nella versione giapponese e il personaggio collegato adesso è niente proprio di meno che Astos da Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, quindi un altro personaggio di origine presente all'interno del gioco che va ad ampliare il roster con Neon, Jack Garland e ora anche Astos. Ovviamente è un personaggio che magari è stato inserito anche per una questione di marketing, forse, dato che comunque mese prossimo, esattamente il 27 di gennaio, avremo il nuovo DLC disponibile di Stranger of Paradise che tratterà degli argomenti abbastanza interessanti, quindi non vedo l'ora comunque di poterlo giocare, soprattutto di poterlo far vedere in live a chi ovviamente sarà curioso. Ma che cosa dobbiamo fare oggi? Oggi, ovviamente, a parte stasera, che vi aspetto in live per ovviamente fare questa prima parte di capitolo, andare a vedere quelle che sono le interazioni di Astos con la storia di Dissidia, chissà magari che non ci sia qualche collegamento magari anche con il capitolo di Stranger of Paradise o qualche anticipazione di Stranger of Paradise di quello che vedremo appunto mese prossimo, ma dobbiamo pullare il kit di Astos. Astos è un personaggio che mi piace tantissimo, veramente molto forte, almeno per quello che ho visto dalle meccaniche e soprattutto da come interagisce in campo, è davvero davvero eccezionale, senza considerare poi che a me Astos su Stranger of Paradise mi è piaciuto particolarmente, quindi lo vorrei, non vorrei spendere troppo in realtà. La cosa positiva è che possiedo anche i token pronti per poter prendere la BT subito, quindi qualora dovessi trovare subito l'FR e magari tirare qualche ticket per completare il kit, mi andrebbe benissimo spendere i token qui, dato che appunto è un personaggio che mi piacerebbe avere. È stata riproposta Yuna come personaggio di capitolo insieme ovviamente ad Astos. Non abbiamo nessuna interazione di Echo per quanto riguarda la nostra Yuna, riproposto ovviamente con tutto il kit, quindi niente di particolare, niente di interessante. Allora, voglio pullare Astos adesso perché devo farmare ovviamente, quindi devo farmare ovviamente tutte le board, devo farmare tutto ciò che è in mio potere, no? Per potenziare Astos e poi ovviamente poterlo provare, testare e successivamente analizzare meglio stasera in live. Vi ricordo, stasera in live ore 21, capitolo di Opera Omnia e conclusione di Crisis Core, quindi vi aspetto. Allora, vabbè, Amidathelion LD che non mi interessa, io sono ancora con la tosse nel frattempo. Vediamo Astos. Bene, benissimo. Ho visto un loading, quindi se riusciamo ad ottenere già la sua FR qui, siamo a posto. Se già ottengo la FR di Astos qui, sono disposto ad utilizzare i token. Ovviamente c'è sempre l'incognita di Yuna, ovviamente con la forza. Ok, ottima. Benissimo. Benissimo. Force di Astos dalla free. Direi ottimo. E abbiamo preso anche la 35. Vabbè, il kit diciamo 15, 35 ed X non mi interessa, perché posso prenderli coi token, quindi non è un problema. Però la FR presa subito è ottima. È veramente ottimo. Ora bisogna trovare l'LD, sperando di poterla trovare adesso con i ticket, con i ticket viola. È l'unica arma che dobbiamo ottenere, ovvero la LD, quindi speriamo di ottenere anche l'LD, così presa anche l'LD tutto il resto si può andare di token, letteralmente di token. I token rossi per 15 o 35, ma quello non è un problema. I token anche per la X perché ce li ho. E poi token anche per la BT perché ce li ho. Quindi io ho praticamente chiuso il banner solo perché appunto mi serviva la FR.
Va bene, ex Dixand, non che mi interessi più di tanto, sinceramente. Va bene, altra orbo dorata. Devo semplicemente sperare nella LD ormai. Cioè, l'unica arma che mi interessa è l'LD. Anche perché non posso ottenerla in nessuno shop. Quindi devo per forza ottenerla subito. Ho anche tantissimi ticket a disposizione perché sono pieno di ticket in una maniera scandalosa. Quindi non ho problemi a spendere anche qualche ticket in più. Ecco, è Lady Dixand che si mette sempre in mezzo. Maledetto Xande. Ok, altra orb dorata. Sperando nella LD di Astos. Ancora ci speriamo. Però avere già preso la FR, sono contentissimo. Sono veramente veramente contento. X, va bene. Va bene, va bene, va bene, va bene. Va bene, va bene. X è 15, cioè abbiamo praticamente tutto il kit. Mi serve soltanto la LD. Va bene, andiamo. Prima 9 ticket singoli, giusto per toglierceli dalle scatole. Vediamo se magari un bel ticket azzurro skippato mi possa dare la gioia delle LD. Non ricordo quanti ticket ho nella posta, sicuramente più di 100, quindi posso anche andare un po' più pesante nel pool, non ho problemi, quindi non mi faccio grossi problemi, perché 100 ce li ho sicuri, quindi olè, i primi 10, let's go. Orba azzurra, LD di Leila, che non mi interessa. Ovviamente le orbe azzurre le skippiamo. Ok, altra 15 di Astos che non mi fa né caldo né freddo. Le Power Stones ce le ho, quindi non è assolutamente un problema. Spero di non andare troppo deep con i ticket, perché ho avuto brutte esperienze nel cercare solo LD. Ok, questa è l'orbo dorata e ce la guardiamo, incrociando le dita e sperando sempre nella LD di Astos, ovviamente. Buono, quando però già comunque il gioco ti dà un po' di dolce, è sempre una cosa positiva. Ok, Astos. Oh, perfetto. E Lady Diastos, ci siamo, ci siamo. Quanti ticket abbiamo? 930, va benissimo. Abbiamo tutto quello che ci interessa di Astos. Quindi ritorniamo in home. Andiamoci a prendere i ticket che ci sono avanzati. Quindi altri 20 li possiamo prendere. Altri 37 li possiamo prendere. Altri 2, così arriviamo a 9 e quindi dovremmo essere a 959, credo. Ah, 989, ok, sì, perfetto, va bene, me ne mancano 10, ma non mi interessa più di tanto. Detto ciò, controlliamo effettivamente di avere tutto, perché abbiamo praticamente la FR che l'abbiamo già trovata, la LD che l'abbiamo trovata, la X che l'abbiamo trovata e poi 15 e 35, quindi possiamo tranquillamente andare ad utilizzare i nostri token BT e ci andiamo a prendere la BT di Astos. Boh, banner chiuso, tutto molto molto easy, ora me lo vado a maxare, non vedo l'ora anche di andarlo a provare e stasera ovviamente lo testeremo come giusto che sia. Quindi signori, vi rinnovo l'appuntamento per stasera, ore 21 su Opera Omnia per fare la prima parte di capitolo, traduzione in diretta e ovviamente test in diretta anche di Astos e poi a seguire finale della storia principale di Crisis Core. Quindi non mancate. Detto ciò, vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo stasera. Bye bye!